Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un tag che è stato ideato da Marisa del canale Chiacchiere sul Divano. Io ho scoperto questo tag qualche sera fa, l'ho visto e le ho scritto dicendole che appunto avrei voluto fare anch'io questo tag perché mi è piaciuto molto. Il tag si chiama What's on my sofa e riguarda appunto il divano. Quindi io intanto in descrizione vi lascio il canale di Chiacchiere sul Divano, il link, così potete accedere e vi lascio anche il link diretto al video in cui appunto lei risponde alle domande del tag, così almeno potete andare a vedere. Sia il suo canale che è molto carino, ma anche nello specifico appunto il video con il tag. Cominciamo subito, sono 10 domande. La prima è: che tipo di divano hai? Io ho un divano preso da Mondo Convenienza, non so la marca perché in realtà è un divano che ho preso in offerta a bassissimo prezzo ed era proprio della linea Mondo Convenienza, quindi non credo abbia una marca specifica. È un divano color panna, ovviamente ora non si vede perché c'è un copridivano, però insomma è un color panna in ecopelle ed è molto comodo, molto carino e molto piccolo perché io ho la casa molto piccola. La seconda domanda: quanto tempo passi al giorno sul tuo divano e che cosa ci fai? Io in realtà passo sul mio divano poco tempo perché passo molto più tempo al tavolo, lavorando al computer, quindi è molto difficile che io passi le giornate sul divano in realtà. Diciamo che la parte della giornata in cui sto sul divano è alla sera. Quindi alla sera dopo cena magari mi metto un po' sul divano e cosa ci faccio? Dipende, magari guardo la televisione oppure lavoro a maglia perché a me piace molto lavorare a maglia o all'uncinetto, leggo un libro o magari semplicemente chiacchiero con il mio compagno stando seduta sul divano. Quindi insomma più o meno queste sono le cose, che faccio dal mio divano. E a volte la mattina, se prima di iniziare tutte le mie cose, tutti i miei impegni vari ed eventuali, se decido magari di telefonare a mia madre, la telefonata so che sarà un po' più lunga, magari mi siedo sul divano e chiacchiero al telefono, però insomma, questo è già più difficile. Poi, è un divano letto? Se sì, chi dorme sul tuo divano? No, il mio non è un divano letto perché la casa è troppo piccola per avere ospiti, quindi abbiamo deciso di prendere un divano normale, quindi senza il letto, perché tanto comunque non avremmo potuto ospitare nessuno, quindi abbiamo deciso di spendere meno prendendo un divano semplice, senza il letto, appunto. Alzando i cuscini, cosa è possibile trovarci sotto? Il mio divano è un po' particolare perché ha i cuscini cuciti, quindi non si possono sollevare, è praticamente in un blocco unico, quindi sotto i cuscini non c'è nulla perché appunto non è possibile metterci nulla. Differenze tra il tuo divano e quello di tua madre. Il divano di mia madre sicuramente è più vissuto del mio, perché io credo che i miei genitori passino molto più tempo di me seduti sul divano, quindi magari a guardare la televisione, semplicemente a leggere un libro, insomma, credo che passino molto più tempo sul divano. Quindi le differenze sono che sicuramente il divano dei miei è più vissuto rispetto al mio. E io devo dire che, a proposito di questo, ho un ricordo bellissimo del divano di quando ero piccola, di quando abitavo con i miei. Era un divano in pelle vera, un divano anni 70, quindi comunque di pelle marrone, insomma, di quei colori che andavano tanto di moda negli anni 70. Ma io ero affezionatissima a quel divano, ero talmente affezionata che quando sono venuta a vivere per conto mio mi sono portata via il divano e i miei hanno dovuto comprare un divano nuovo perché io ero talmente affezionata a quel divano che non volevo separarmene. Poi l'ho portato a casa mia, l'ho tenuto un po' di anni, poi comunque era un divano vecchio, quindi alla fine i cuscini, insomma, la seduta del divano, diciamo, si è sfondata e ho dovuto per forza cambiarlo. Ma ero talmente affezionata che ho voluto tenere delle parti della pelle di questo divano, quindi siccome dovevamo buttarlo via, comunque ho deciso di tagliare la pelle, quella che si era conservata meglio, e di farmi fare da mia madre, che è molto brava a cucire, una busta appunto di pelle con questo divano per tenermi un pezzo di quel divano. Questo per dire quanto ero affezionata appunto a quell'oggetto. E insomma, questa è una piccola parentesi. Poi
Poi, da quanto tempo hai il tuo attuale divano e se potessi ricomprarlo, come lo vorresti? Io ho questo divano credo da 5 anni più o meno, insomma, adesso non mi ricordo di preciso, ma diciamo che più o meno sono passati 5 anni. E se potessi comprarne un altro, avendo ovviamente molto più spazio, mi piacerebbe un divano molto più grande con la penisola, quindi quella parte, diciamo, di divano che viene in avanti, in cui è possibile, appoggiare i piedi, sollevare i piedi, perché mi piacerebbe tantissimo potermi sdraiare sul divano, poter alzare i piedi. Quindi insomma mi piacerebbe un divano di quel genere, invece il mio è un classico divano piccolino a due posti e purtroppo mi tengo quello che ho perché non è possibile fare diversamente. Ma se un giorno dovessi avere una casa più grande, sicuramente prenderò un divano di quel genere. I tuoi animali possono salire sul divano? Io non ho animali, non ho mai avuto animali, non ho intenzione di comprare animali e quindi è un problema che non mi riguarda, diciamo, non lo so perché non è una cosa che fa parte delle mie esperienze. Ogni quanto lo pulisci e come? Io, trattandosi di un divano in ecopelle, ho sempre paura di rovinarlo, quindi ho sempre paura di lavarlo nel modo sbagliato e di rovinarlo. Quindi mi limito semplicemente a passare un panno appena umido sul divano, insomma, a pulirlo un pochino così. Invece il copridivano che c'è sopra, ovviamente lo tolgo, lo butto in lavatrice molto semplicemente. Ogni quanto, beh, dipende. Io, come dicevo, non sto tantissimo sul divano e non ho animali, quindi non è che si sporchi poi così tanto di frequente. Diciamo che sicuramente una volta ogni 20 giorni, ogni 25, insomma, dipende. Magari do una pulita al divano e sicuramente lavo il copridivano, però non è una cosa fissa, non è che ho la scadenza. Diciamo che, insomma, più o meno i tempi sono quelli. Poi, cosa ti infastidisce che gli altri facciano sul tuo divano? Io non sono tanto gelosa in realtà della casa, quindi non è che ci siano cose particolari. Mi darebbe fastidio magari se una persona che si mette sul mio divano si sdraia tenendo le scarpe, quindi appoggiando le scarpe sul divano, o se appoggiasse qualcosa di sporco, di unto sul divano, quello mi darebbe fastidio, però in generale altre cose direi di no perché non sono particolarmente gelosa di queste cose. Poi, ti piacciono i cuscini sul divano? Sì, mi piacciono moltissimo i cuscini sul divano, mi piacciono i cuscini in generale, in realtà io ho tantissimi cuscini in casa, pur avendo una casa piccola, i cuscini dominano la casa perché li ho sulle sedie, li ho sul letto, li ho appunto sul divano, poi ho dei cuscini decorativi, diciamo, sparsi un po' qua e là, quindi sì, mi piacciono molto. Tagga chi vuoi. Allora, io taggo tutti come al solito, però in particolare per questo tag vorrei vederlo riprodotto da Cristyle e dagli Scleri di Maridò. Quindi in particolare taggo loro due e tutti quelli che vogliono fare questo tag. L'unica cosa, ricordatevi se lo fate, di mettere appunto nel titolo che il tag è stato ideato da Chiacchiere sul Divano e se poi volete mettere anche il link al suo canale in descrizione, ancora meglio. Quindi ragazzi, questo era il tag, spero di avervi tenuto compagnia per un po'. Vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti!